bentornati carissimi amici di Mondo Toro, qui come sempre è il Doc che vi parla con tutta la banda al completo oggi, perché abbiamo Filippo, abbiamo Pietro, abbiamo Tommaso, i Fantastici 4 sono riuniti, a voi la scelta se magari Filippo è Mr. Fantastic, io sono magari la cosa, Pietro la torcia umana e magari Tommaso è l'uomo invisibile visto che è un maschietto, però vabbè, lasciamo libera interpretazione. Ma bando alle ciance, benvenuti a questa terza puntata del Mercato Granata. Siamo qui a commentare una giornata di ieri che si è rivelata intensa se consideriamo quelli che sono gli standard della squadra nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto anche la fortuna di esordire col botto, perché uno dei membri dello staff di Mondo Toro si trova direttamente allo Stadio Olimpico per commentare quello che è stato l'ultimo della Granata. Lo dico io o lo vuole spoilerare qualcuno di voi di chi si tratta? Io intanto saluto tutti e sono contento, insomma, che ci siamo riuniti un po' tutti e quattro dopo tanto tempo. Sì, sono giornate finalmente un po' più brillanti, un po' più elettriche dopo tante settimane bloccate. Ieri c'è stato questo acquisto inatteso, no? Radonjić dal Marsiglia. Sì, come dicevi tu, un membro del nostro staff è andato proprio ad accoglierlo lì fuori dal centro di medicina dello sport dello stadio e non è che ci fosse la folla oceanica, però insomma ci accontentiamo e ora appunto in questa diretta parleremo di lui e poi anche di altre operazioni che non spoilerò adesso, però ecco, sono contento e un saluto di nuovo a tutti. Sì, anche io volevo salutare tutti, appunto come ha detto Filippo, sono giornate più intense rispetto a quelle che abbiamo visto anche nelle altre dirette, comunque ci sono stati anche degli acquisti già confermati, delle voci, degli incontri particolari, soprattutto nella giornata di oggi, dove sono stati più incontri per giocatori sia che vogliamo riscattare, sia che vogliamo acquistare da altre squadre, quindi diciamo che ce n'è di argomenti di cui parlare in questa diretta. Ciao ragazzi, saluto tutti che sono tornato dopo tanto tempo sul canale di Mondo Toro. Sono stato impegnato con l'esame di maturità fino a 5 giorni fa, ma nonostante gli esami sono riuscito a tenermi al passo, diciamo, degli avvenimenti, quindi le varie trattative, i colpi chiusi in settimana, l'arrivo quindi ufficiale di Baieia. Adesso vediamo quando l'ennesimo giocatore serbo, mi viene da dire, che arriva a Torino sarà ufficializzato, perché se non sbaglio non è stato ancora dato il comunicato ufficiale sul canale Instagram del Toro. Comunque no, sì, è stato dato. È stato, allora me lo sono perso. Stamani, sì. Ok. E poi, per insomma, parliamo un po' delle nuove trattative, parliamo sì. Un po' a che punto siamo rimasti con i vari giocatori, come siamo andati avanti. Ecco. Assolutamente, qua ci chiedono le novità per maggiore, sono voci indiscrete, non verificate al 100%, ma comunque sembra nell'area che si sia svolto l'incontro per il giocatore e si dice anche per quello che riguarda Nicolao. Tra i giocatori in trattativa, oltre ai già citati giocatori spezzini, si parla di eventuali contropartite che rispondono ai nomi di Linetti e Sec. Penso che siano due giocatori che potrebbero andare bene via dal progetto Granata per questa stagione, come potrebbero essere ben voluti dal punto di vista progettuale per quanto riguarda la squadra dello Spezia. Personalmente io mi focalizzerei su quello che è stato l'acquisto di ieri per cominciare, ovvero uno dei giocatori in copertina, quale è Radonjić. Abbiamo questo giocatore appunto serbo che proviene dall'Olympique Marsiglia, un giocatore che da quello che risulta sia arrivato un po' a sorpresa, considerando anche quella che era la situazione con Luis Enrique. È ovvio che una rondine non fa primavera, ma i primi video che sono comparsi su YouTube dove si intravedono le skills del giocatore sembra avere uno di quei requisiti che spesso è mancato ai giocatori del Toro nell'ultima stagione, ovvero la grande progressione per saltare l'uomo. È ovvio che ci sono altre argomentazioni che potrebbero pendere a sfavore di questo giocatore, ovvero il fatto che non si sia riuscito ad imporre in modo più o meno costante negli anni, e una condotta fuori dal campo che non è sembrata particolarmente lusinghiera se pensiamo un po' a quella che è stata la breve, seppur diciamo così intensa, avventura italiana, con Sabatini però pronto a garantire sull'efficacia e sull'affidabilità di codesto giocatore.
Sì, hai detto bene, è un po' una grande scommessa che si è preso il Toro, forse più un azzardo che una scommessa per la carriera che ha avuto finora, quella che è una grande promessa in realtà del calcio serbo, conosce Lukic addirittura da quando erano bambini, lui ha avuto una carriera un pochino più, diciamo, sfortunata, non sfortunata, altalenante, perché in patria comunque è arrivato a giocare per lo Stella Rossa, ha vinto lo scudetto nel 2017-2018 e è passato, mi dicevi tu, anche in Italia, ha avuto esperienze nelle giovanili della Roma e dell'Empoli, anche se poi a Empoli non ha mai giocato né in prima squadra né in, appunto nelle giovanili in primavera, e a Roma è tornato, quindi ha avuto due esperienze a Roma. La prima ha giocato da non tesserato il torneo di Viareggio, ma tre partite stiamo parlando, segnando un gol, e poi è tornato a Roma, questa volta acquistato per 4 milioni, quindi allora era appunto un ragazzo, e in quei sei mesi in cui è stato a Roma non lo hanno praticamente mai visto a Trigoria, niente, c'era questo fantasma di Radonjić che nessuno riusciva mai a intercettare, però appunto ha girato un po' tutta l'Europa, ecco, oltre alla Serbia ha avuto esperienze in Francia, appunto dal Marsiglia, la squadra da cui il Torino l'ha comprato, e poi all'Hertha Berlino e anche al Benfica gli ultimi sei mesi. Però guardando, ecco, i dati a cui io mi leggo sempre molto, negli ultimi due anni ha giocato praticamente 12 partite e ha segnato solo un gol, quindi non ha grande familiarità con la porta e purtroppo anche per varie infortuni non ha trovato continuità. Volevo chiedervi che cosa ve ne pare, ecco, di questo acquisto, se lo ritenete un papabile titolare, insomma un potenziale titolare, oppure una seconda linea. Io lo considero una terza linea per ora, neanche una seconda, perché noi dobbiamo puntare su giocatori che possono rifare la squadra, perché l'obiettivo di questo mercato è appunto rifare una squadra dopo i tanti prestiti non riscattati, eccetera, eccetera. Prendere questo giocatore all'inizio del mercato, mi chiedo a cosa serva, sinceramente. Un conto se lo si prende ad agosto, dove bisogna fare gli ultimi dettagli sul mercato, gli ultimi acquisti, gli ultimi, possiamo dire anche gli ultimi panchinari, comunque quelle persone che vanno a completare la rosa, perché io sono dell'idea che entro, non dico magari la prima di campionato, ma almeno la seconda, la rosa deve essere a posto, i titolari devono esserci. Prendere un giocatore che ha giocato in un campionato, nel campionato francese, nel Benfica, nell'Hertha, dove non ha brillato, oltre al fatto che vabbè, non ha fatto tante partite, però comunque in queste partite non ha brillato, tanto che i tifosi del Marsiglia non mi sembravano neanche tanto scontenti del suo addio. Non so, è proprio un azzardo, appunto. Juric può renderlo una stella, possiamo dire, come può tenerlo in panchina. È proprio un azzardo, hai usato proprio la parola giusta. Io aspetto ancora i titolari, perché secondo me non sarà titolare questo giocatore. Però attendiamo col tempo, anche con le amichevoli estive, potremo avere un quadro più chiaro della situazione. Allora, io il mio giudizio su Radonjić, insomma, me lo sono fatto. Intanto ho visto che ha avuto una vita fuori dal campo un po' movimentata, diciamo così, un po' agitata. Ho letto di volte in cui è stato trovato fuori dagli orari, diciamo consentito dall'allenatore, a fare un po' la vita stravagante, aggressiva, no? Sì. Sì. Ma a parte questo, allora, se il campionato dovesse iniziare domani sarebbe una prima linea, per il semplice motivo che non abbiamo altri giocatori a occupare la zona di campo sulla tre quarti, quindi se non Pratt, vediamo se si riesce a chiudere in fretta questo accordo per tenerlo. Però dovesse arrivare qualche giocatore di più, cioè con uno spessore più rilevante, con una maggiore importanza e incisività, sarebbe senza dubbio una seconda linea. Io non penso che possa essere, diciamo, una terza linea, perché non credo assolutamente che Cairo si spinga a fare molti acquisti alla fine per questa zona, per la tre quarti. L'anno scorso i trequartisti che si alternavano alla fine erano tre,
Brecalo, Pratt e Piazza a volte, e di questi tre ne abbiamo persi 2.5, perché adesso con Pratt bisogna vedere in quanto tempo si riesce a trovare l'accordo con il Leicester. Sì. E al di là di questo, poi tecnicamente, come di solito faccio quando arriva un nuovo giocatore praticamente sconosciuto a Torino, vado a guardare un po' la carriera, i classici video su YouTube, che però fanno anche hanno il tempo che trovano, nel senso che poi sono molto limitanti, possono far apparire fenomeni anche giocatori che poi in realtà si rivelano essere poca roba. Quindi io mi ricordo, per esempio, l'anno scorso vidi un video su Warming, dopo averlo visto pensai questo è il nuovo Messi, cioè, e poi vado a vedere le squadre che affrontava, erano le squadre del campionato danese, mi pare. Serie B danese, se non sbaglio. Meglio ancora, Serie B danese. Te, Ale, che idea ti sei fatto? Ma allora, partiamo dal presupposto che dico e sottoscrivo che una rondine non fa primavera con i video visti su YouTube. Potrebbe pendere a suo favore di questo ragazzo, innanzitutto, che comunque ha militato nella nazionale croata. E noi sappiamo che questa nazionale negli ultimi anni è in continua espansione, è arrivata anche a quasi vincere il campionato mondiale contro la Francia, è arrivato poi secondo per il rotto della cuffia. Quello che posso dire sono due cose principalmente. Le attitudini fisiche e tattiche a me personalmente non dispiacciono, bisogna vedere se la cura Juric potrà avere il suo effetto. Io ci tengo sempre a sottolineare anche il fatto che sia arrivato a prezzi relativamente contenuti, di conseguenza non è uno di quegli esborsi alla Verdi, alla Niang, che se non ti rende riesce a pesare in modo anche più che importante sulle casse granata, ma anche per quanto riguarda il rendimento in campo. Allora, se puoi ritornare un attimo indietro nella parte discorsiva, io vorrei analizzare anche la faccia che mi fa veramente troppo ridere, perché non so se avete presente lì il meme "uè, usciamo, andiamo a fare baldoria", così, ma, cioè, sembra che veramente voglia dire questo in questa foto, mi fa veramente scassare dal ridere. Sì, poi qua ha parlato della sua esperienza che conosce con Lukic, chissà che non sia anche un buon auspicio per fare da collante anche a livello di squadra, perché ricordiamocelo, quest'anno ci sarà una sorta di rivoluzione dei peone su 2.0, quindi diventerà più che fondamentale riuscire ad avere subito una buona sintonia di squadra a livello, diciamo, di giocatori, tra amicizie, legami, eccetera, per poi passare a quella più importante, che è quella tecnico-tattica in campo. Parlando di questo giocatore, io volevo fare un paragone con il peones per eccellenza, e se voi siete studiati saprete nella rivoluzione dei peones chi è stato il giocatore che più ha inciso nel Toro quell'anno in Serie B e poi in Serie A. Dai, vi faccio l'indovinello, vediamo se riuscite a tirarmi fuori il nome. Dai, in Serie B? Sì, allora mi voglio rovinare. L'abbiamo preso dall'Albino Leffe. Un giocatore, aspetta, ripeti, dalla Serie B alla Serie A? Preso... Rivoluzione dei peones, che poi è diventato importante col Toro e poi l'abbiamo venduto ad una squadra di Serie A che gioca ancora in Serie A adesso. Dici le iniziali. Di. Ah, no. Io avevo pensato a Sgrigna, non so per quale motivo. Ma... No. Non e idea. Che squadra è questa squadra che è ancora in Serie A? Ma se ti dico la squadra... Vabbè. Gioca nell'Inter. Giocava. Ambrosio? And the winner is Pietro da Pisa! Ricordiamoci che D'Ambrosio, quando è arrivato, io sono stato uno dei primi personalmente che diceva D'Ambrosio, chi è, così. Era forte. E poi si è rivelato comunque, ecco qua abbiamo Sandro che anche lui si aggiunge al monte premi di Mondo Toro, che consiste in tante speranze e tanti sogni per la stagione che verrà. Purtroppo il budget è basso anche da queste parti e noi più della simpatia non siamo in grado di offrirvi in questo momento. Comunque, io volevo rispondere a Ali, che effettivamente ha dato uno spunto interessante per chiudere su non mi ricordo neanche il nome, ti rendi conto, mi sbaglio sempre, Radonjić, esatto, e non Radovanovic, non ha fatto sempre male, anzi nel 2000, stagione 2018-2019 ha fatto particolarmente bene in 5 partite in cui è subentrato dalla panchina, ha fatto 4 gol in 5 partite.
non partendo titolare. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, una sua caratteristica, se vogliamo, la sua capacità di incidere a partita in corso. Nuovo Muriel. Sì, esatto, il nuovo Muriel, l'abbiamo trovato noi. Con la nazionale serba ha giocato, perché ha comunque giocato 30 e passa partite, 5 gol, il più recente a giugno, fra l'altro, in Nations League contro la Slovenia. Anche lì è entrato nel secondo tempo e ha segnato. Quindi questo può essere, diciamo, un quindi tratto... può essere anche una cosa positiva che non sia titolare. Può essere, esatto, anche un punto di forza di questo ragazzo, che non è più giovanissimo, cioè mi sembra sia un 96, giusto? Non ne sono sicuro, in realtà. Non è... 26 anni c'ha, quindi vediamo, sì, un po'... 96, sì. 96, sì. Quindi non è una promessa, ecco. Se vogliamo una promessa mancata, dobbiamo un pochino cercare di rivalutarlo. Speriamo che a Torino possa trovare un po'... come dire, un ambiente fertile in questo senso. Voi che voto date a questo acquisto, per chiudere? Vado io? Sì. Vai. Allora, do un 6 più di incoraggiamento. Di incoraggiamento perché, te l'ho detto, non mi dispiace dal punto di vista del gioco, però sono ancora troppe poche le informazioni di cui possiamo reperire. Poi non sapremo fino in fondo se effettivamente sarà la riserva della riserva, se comunque gioco forza verrà utilizzato più spesso, anche perché abbiamo imparato una cosa molto importante in questi giorni, specialmente con questo acquisto, che i nomi che ci sta dando i vari giornali, le varie emittenti internet, social, eccetera, sono spesso e volentieri fuorvianti, ma mai come quest'anno, perché sono il primo a pensare che, visto comunque l'andamento, i climi, gli umori, la società stia facendo di tutto, non vi dico per depistare, ma per tenere più occultate possibili le vere piste, visto che comunque ormai è dato un dato di fatto, soldi in questa finestra di calciomercato ce ne sono veramente pochi, di conseguenza... Sì. Ogni indirizzamento a giocatori veri e presunti potrebbe far aumentare i prezzi, con il rischio di far saltare determinate trattative, e lo abbiamo visto con i vari riscatti mancati quest'anno su Brecalo e Mandragora, prima di tutti quanti, come l'aspetto finanziario ha inciso, e non poco. Io sono tra i primi a pensare che, secondo me, la situazione Brecalo è stata una grande situazione di facciata, dove secondo me il giocatore alla fine, al di là dell'aver cambiato il procuratore, come voleva anche rimanere, però, viste le situazioni, io non sarei sorpreso se gli avessero detto: senti, tanto tu sei rimasto qua un anno, la gente magari gli piace alla gente, ma non è affezionata dal punto da dire no, Brecalo non te ne andare per nessuna ragione al mondo. Secondo me una cosa un po' di facciata è stata fatta. Yeah. Poi anche per Mandragora, cioè io vorrei rispondere anche a molti che hanno risposto nei forum: e adesso se n'è andato alla Fiorentina per il progetto, così si vede quanto era attaccato alla Casa Granata. Ma io rispondo che innanzitutto Mandragora è sempre stato un giocatore pienamente rispettoso, ha sempre dato il massimo indossando la maglia del Toro. C'è da dire, ma per onestà intellettuale, che sei acquistato da un'altra squadra, non è che puoi andare a dire: salve ragazzi, sono arrivato qua perché di là non mi hanno riscattato, a me volevo rimanere, no, di là, cioè, certo. Sono venuto di qua perché voi siete comunque bravini, comunque mi trovo bene, siete simpatici. Ovviamente no, non la puoi buttare in cacciare in questo modo, è ovvio che, ma qualunque giocatore, facciamo finta, che ne so, il maggiore di turno, ve la butto qua adesso, che viene in maglia granata e dice: ma sono arrivato qua perché Gotti non mi voleva e avevano bisogno di Secchi e di Netti, quindi eccomi qua. Cioè, saremo già con i forconi in via dell'arcivescovado a fare l'insurrezione civile. Quindi prendiamo le cose per quello che sono, senza fare troppi giri mentali, troppe scenate drammatiche. La situazione quest'anno è questa. Due giocatori sono arrivati e io sono dell'idea che comunque diverse trattative sono già in atto, servono determinati giochi ad incastri, come ad esempio la situazione di Bremer, che creerà un effetto domino non solo per il Toro, ma anche per altre squadre che stanno cambiando i loro difensori centrali. Sì. Sì, concordo. Io a questo acquisto do un 6, per esempio, fatto, come ho detto prima, che è una promessa, è un azzardo. E spero, perché naturalmente spero che possa fare bene, bisognerà puntare su due fattori principali, anzi due persone. La prima naturalmente è Juric, che si sa che fa risaltare le giovani promesse, i giovani azzardi, quindi speriamo che anche questa volta faccia il suo lavoro.
e la seconda è il rapporto con Lukic, che ormai è un pilastro, come ho detto nell'altra live della formazione Granata, e molte squadre, secondo me, nonostante abbiano giocatori fortissimi, mancano di intesa, e questa cosa può pesare molto anche sulle prestazioni. Quindi se si riesce naturalmente a unire queste due cose è il massimo, però avere un po' più di intesa anche tra due giocatori che giocano abbastanza vicini non è male, potrei dire. Certo. Io l'operazione do anche un 6-6 più, e non di più, perché si tratta di un giocatore abbastanza sconosciuto. Va bene che bisogna sempre aspettare o il verdetto del campo, ma l'abbiamo aspettato tante volte anche con giocatori tipo Radonjić, cioè che sono arrivati in un contesto simile e alla fine si sono rivelati un po' dei flop, non dei flop per quanto riguarda la spesa esorbitante che è stata fatta, perché esorbitante non è, però non sono, cioè non ho letto stamattina, scusate, ieri, insomma, quando c'è stata la trattativa Lampo, Toro prende Radonjić dal Marsiglia, non sono rimasto tanto soddisfatto, ho pensato l'ennesimo acquisto che viene, non si sa bene chi è, cosa può fare, le capacità, vediamo. Poi in generale non mi sta piacendo questo mercato, come lo stanno conducendo i dirigenti e tutto, perché mi sembra che si stiano fiondando su tanti nomi diversi. Abbiamo parlato di non so quanti giocatori, ma anche da fonti verificate, non ipotesi, comunque interessi continui da parte del Torino, almeno 10 giocatori diversi per i quali si fa un interessamento, sondaggio, alla fine niente di fatto, cioè tutto si risolve in un niente di fatto. Certo. E non è secondo me un modo ideale, cioè proprio poi per risparmiare quel milioncino in più vai a chiedere a un'altra squadra per un altro, poi, cioè abbiamo sondato una quantità di, per esempio, no, il Vlasic di cui si parlava, che fine ha fatto questo giocatore, che io mi ero tanto gasato quando avevo letto la notizia. È vero. Vabbè, sì. Se non altro, scusami se ti interrompo, cioè è molto difficile quest'anno scovare le vere trattative che sta portando avanti il Torino, no? Questa è un po' una tendenza che stiamo ravvisando in queste ultime settimane. I nomi ci sono, non sappiamo in realtà quali siano reali obiettivi e quali invece siano fuffa, sì, sostanzialmente, no? per Maggiore, Lorientier e Pratt sicuramente, ma lo stesso Vlasic, boh, chi lo sa, è finito in dimenticatoio. Sì, esatto. Luis Enrique stesso era bloccato, sembrava tutto definito e per il momento invece non se ne fa niente, fra l'altro c'è stato l'inserimento anche del Flamengo, quindi João Pedro, mi sembra un po' tutto operazioni, un po' di fantamercato che il Torino forse non sta nemmeno portando avanti così tanto, non lo so, poi lo sa solo Vagnati, insomma, cosa sta facendo, però rispetto agli altri anni in cui alla fine sono sempre usciti tantissimi nomi, quest'anno sbucano anche così trattative, bene, fatta per Radonjić, e rimane un pochino sorpreso, sì. Ne volevo approfittare un attimo per rispondere a Riccardo, che aveva scritto: i giocatori non si giudicano da quanto costano. Sì. È vero, senza dubbio, ma mi scordo sempre il nome di questo qua. Allora, Radonjić è stato acquistato dal Marsiglia per 12 milioni ai tempi, dopo la stagione, dopo fu convocato al Mondiale dalla Serbia perché fece una stagione, abbiamo detto, buona con il Marsiglia in Ligue 1. E nella stagione successiva fu un flop con la maglia del Marsiglia, se non sbaglio, che aveva pagato, sì, 12 milioni per prenderlo. Quindi non si giudicano da quanto costano, ma la sua, diciamo, opportunità per confermarsi l'aveva avuta, è stato un po' un flop, per questo non mi convince. Rispondo nel frattempo anche Alberto, che ha fatto 35 partite in nazionale con la Serbia per quella, se non sbaglio, ai tempi in quella, su quella panchina della Serbia al Mondiale, non vorrei sbagliarmi, Garcia, ma non so se sto sparando una mega... Quello della Roma? Forse sì. No, lui, l'ha allenato al Marsiglia. No, sì, al Marsiglia, sì. Al Marsiglia. Al Marsiglia, Garcia. No, l'allenatore della nazionale non mi ricordo, comunque... Comunque la Serbia è una buona nazionale, no? Insomma, no, non ci arriva chiunque, ecco. Ci arriva Vania, però. Ci arriva Vania, ma non gioca mai, dai, diciamolo. Cioè.
Allora, io vorrei tornare sul commento di prima di uno dei giocatori, comunque un po' più, diciamo, nella realtà. Aspetta, devo trovarlo di nuovo. Eccolo qua. Questa qua è una delle trattative, chiamiamole, più verosimili, ovvero arriverà Pratt. Allora, parere mio personale, è una trattativa che si cercherà di portarla a termine fino in fondo. Quello che sappiamo è che in soldoni il Toro gli ha detto: ah, regà, dell'Leicester, noi ci siamo qua, voi fateci sapere se abbassate il prezzo. Il Leicester per il momento è leggermente guardingo, perché si sta appunto cercando di capire se esistono altre opportunità per vendere il giocatore ad un prezzo maggiore. È arrivata la smentita comunque della Fiorentina riguardo un interesse per il giocatore belga. Secondo me ci sarà un po' di tira e molla, non vi dico, secondo me 2 settimane e mezzo/3 si potrebbe arrivare ad una conclusione. Quello di cui sono assolutamente sicuro è che, secondo me, i giocatori che hanno avuto già precedenti stagioni disputate nel campionato italiano avranno la precedenza a livello di considerazione. E per quello che, anche se troviamo il Galatasaray in leggero vantaggio per quanto riguarda l'acquisizione di João Pedro, diciamo che per il contesto in cui vige il Toro adesso, io sarei anche abbastanza propenso a prenderlo, anche se ci sono molte persone di parere contrario, visto comunque il fatto che non è più un giocatore giovanissimo, che magari si trovava in una squadra come il Cagliari, che gli permetteva di esaltarsi, dove qua non riuscirebbe a fare altrettanto. Quello che pende a suo favore è che, come Radonjić, è uno di quei giocatori che presenta una discreta duttilità ad occupare ruoli diversi in campo. Più nello specifico parliamo del trequartista, ma anche di giocare o come seconda o come prima punta. E avendo al momento in attacco gente come Pellegrini, come Sabria, senza nessun altro a sostegno, diventa un dettaglio non più di poco conto. Per quello che, se riuscissimo a strapparlo a 7 milioni, quella che è un po' l'offerta del Galatasaray, diciamo che non mi straccerei le vesti, però c'è anche da dire che, vista la situazione del Toro, mai mi sarei immaginato nella conclusione della stagione scorsa a dover fare discorsi di questo genere con João Pedro, che praticamente diventa una delle ultime spiagge a cui aggrapparsi. Sì, cioè, diciamo, per precisione, Galatasaray ne ha offerti 3, quindi 7 è la richiesta del Cagliari. Ah no, sono quelli che chiede, scusami. Esatto, però insomma, per un 31enne che fra l'altro chiede almeno 2 milioni di ingaggio, ecco, non lo so, deve essere un'occasione secondo me. Se diventa un acquisto oneroso, non lo farei. Il Cagliari ha bisogno di venderlo, lui vuole lasciare il Cagliari, che è retrocesso, però ecco, se va al Galatasaray non mi straccio le vesti, anzi sì. Non lo so, non lo vedo tanto come il salvatore della patria. È un buon giocatore che, se non altro, ha già dimostrato di segnare e di spostare gli equilibri in Serie A, però ecco, c'è anche altro. Ridursi all'ultimo, io spero, ecco, che il Torino non si riduca all'ultimo veramente per inseguire João Pedro. È già il secondo incontro, o terzo, che ha fatto con intermediari del giocatore negli ultimi mese e mezzo, quindi voglio dire, si dovrebbe anche capire se ci sono dei spiragli per chiudere o no. Per Pratt, come dicevi tu, la Fiorentina non ha mai trattato il giocatore in maniera definitiva, in maniera decisa. L'ha detto Pradé nella conferenza stampa di ieri, o ieri l'altro forse, con cui ha chiarito un pochino la situazione, anche Torreira, eccetera. Quindi da quel punto di vista il Torino, anche secondo Pedulla, è un po' l'unica vera acquirente, diciamo, con il Leicester. Il giocatore, a quanto sappiamo noi, spinge per tornare, gradirebbe, ecco, ritornare a Torino, e lo gradirei anch'io, se non altro. Cioè, ecco, nell'ultimo anno mi ha veramente, forse è stato uno dei pochi che mi ha dato garanzie quando era in forma, quando era in, appunto, fisicamente pronto. Secondo voi? Allora, secondo me João Pedro, come hai detto te, è un buon acquisto, perché come dice il commento di Sandro, ha fatto 14 gol, quindi non è, appunto, una squadra che alla fine è retrocessa, 14 gol non è da tutti.
penso, cioè meno penso che se lo dovessimo prendere lo metteremmo sulla tre quarti, perché non penso sia un giocatore da punta di Juric, però non si sa mai. Però appunto, come hai detto te, se dovesse andare a Gata sarà in un'altra squadra, non è che mi metto a piangere in diretta, però non è un giocatore che mi darebbe fastidio, diciamo, anzi è un giocatore che può ancora fare qualche anno bene. E rispetto a Pright invece secondo me si sbloccherà, vado un po' incontro al Doc in questo momento, anche nei prossimi giorni secondo me, perché alla fine la distanza non è grandissima, non ci sono altre squadre che stanno trattando il giocatore, ci sono continui contatti, alla fine la volontà è quella, non penso si stierà tanto a lungo, anche perché tra poco si parte per il ritiro e penso che Juric, un giocatore come Pright, lo voglia avere anche il ritiro per preparare al meglio la prossima stagione, che ricordiamo inizia a metà agosto, non alla fine come gli altri anni, quindi secondo me avere i giocatori più presto possibile è comunque un vantaggio e Pright può essere uno di questi. Allora, io penso, cioè, quando era uscita la notizia dell'interesse del Torino per Joao Pedro, avevo notato anche sui social comunque un po' troppo accanimento secondo me contro il giocatore, che nonostante abbia toccato il suo picco più alto con la maglia del Cagliari, e, cioè, non dimentichiamoci che il Toro fino alle ultime, delle ultime tre stagioni il 2 le ha passate soffrendo fino all'ultima giornata per salvarsi insieme al Cagliari, ma a parte questo, a me piace tanto come giocatore. Lo vedrei molto bene sulla tre quarti, più che come falso 9, ma come ha detto Filippo e anche Tommaso, non è che mi strappo i capelli se non arriva, però a me piacerebbe se arrivasse. Su Pratt, secondo me, resta. Non vedo altre possibilità, anche perché il Torino ha lasciato partire gli altri due colleghi di Pratt nella stessa zona di campo. In attacco ha perso Belotti, Zaza, non so, sarà probabilmente finirà come l'anno scorso, che non veniva praticamente mai convocato, gli paghiamo la pensione, esatto. Restiamo con Sanabria e Pellegrini, abbiamo due attaccanti, cioè ad oggi il Torino ha tre giocatori per tre ruoli in attacco, tre. Questo nuovo acquisto, mi dimentico sempre sto maledetto nome, Radonic, Pellegri e Sanabria, questi tre. È arrivato questo Baglieglie, che anche lui è un po' un punto interrogativo, un'incognita. Io non penso che venga lanciato da titolare subito da Juric, avrà bisogno di un minimo di rodaggio, viene dalla Serie C, dal Catanzaro. Sì. Quindi il processo di ambientamento comunque richiede un minimo di tempo. Quindi questo su Pratt e su Joao Pedro mi sono già espresso. Non capisco tutto questo accanimento, perché alla fine è un giocatore che non mi dispiace. Ma sai, su Joao Pedro, secondo me l'accanimento è anche un po' figlio del fatto che è arrivato in nazionale in un periodo molto buio, dove comunque è stato tesserato tanto per fare numero, quindi basta extracomunitari, facciamo entrare solamente giocatori italiani, eccetera, così. Poi, considerando il fatto che non è un campione assoluto che ti fa 30 reti a campionato, anche quello pende un po' a sfavore di questo giocatore, e anche il fatto che non gioca in una delle cosiddette grandi. Sempre rimanendo in tema mercato Joao Pedro, c'è Vagnati che ha fatto il punto sulle ultime trattative, ribadendo come l'incontro per Joao Pedro si siano fatte due chiacchiere, poi che stiano valutando la situazione con Laurienté, che hanno un po' di idee su Pratt, che dice che oggi non li ho incontrati, se mi piacerebbe che tornasse Pratt, dice, è un giocatore importante, certo. Quindi ci sono un po' questa la situazione in casa Granata. Poi c'è Luigi che ci chiede una cosa. In giro non esiste un giocatore simile alla Pratt, ma più giovane? Ma allora, caro Luigi, io adesso ti rispondo un po' con una provocazione, che non lo è neanche tanto. Se lo trovassi in Radonic, visto che parlavamo della progressione, palla al piede nel saltare l'uomo, sarei la persona più felice del mondo. Ma ovviamente prendi molto con le pinze quello che ti sto dicendo. È ovvio che i giocatori alla Pratt sono molto difficili da trovare in giro. Personalmente adesso non me ne vengono neanche in mente tanti. Voi avete qualche spunto per venire in aiuto a Luigi? I giocatori simili a Pratt esistono, anche giovani, il problema è che costano 100 milioni.
Mettiamola, una buona mettiamola vabbè, così. Se l'abbiamo buttata sui 100 milioni, vabbè, allora lì potevo andare proprio alla grande, fare fantamercato così. Cioè, la vera sfida era trovarlo nel range ambiente toro. Detto questo, vediamo un pochino. Ma poi la dichiarazione fatta da Juric a fine campionato diceva che lui vuole andare in Europa. Vabbè, tecnicamente siamo in Austria nel ritiro estivo, quindi in Europa ci siamo comunque arrivati, non come magari i tifosi si auguravano. Ci saranno queste amichevole estive con l'Eintracht Francoforte, con il Nizza, con l'Apollon. Bisogna dire che a livello di consolazione si parla comunque di amichevoli con squadre relativamente importanti, quindi un ottimo modo per far fare le ossa anche quei giocatori in stile Bayeye, che effettivamente hanno questa esperienza molto risicata se si pensa al solo campionato di Serie C. Ricordiamoci Vivarini, che ha detto ok, Bayeye è un bravo guaglione, però gli manca l'esperienza un po' per giocare ad alti livelli, e noi ci auguriamo appunto che i vari Bayeye, i vari Radoni possono in qualche modo seguire le orme dei D'Ambrosio, dei Maxi Lopez, dei Darmian. Ti ci metto anche, per quanto non sia più molto più amato dalle parti della Torinograda, ti ci metto anche un Maximovic è arrivato al Toro. Io non è che lo conoscevo tanto ai tempi, comunque ha dimostrato di comunque tenere molto bene la difesa. Oppure anche a Emiliano Moretti, cioè Moretti è arrivato al Toro, che praticamente al Genoa era un emarginato, era un separato in casa, è arrivato al Toro ed è diventato un baluardo della difesa per anni. Oppure il grande irreprensibile Pepe Vives, cioè Vives quando è arrivato al Toro, ma chi di noi ci avrebbe scommesso una lira? È arrivato addirittura a giocare come regista al Toro, cioè questo è tutto dire. Sì, hai ragione. Insomma, dobbiamo sempre essere ottimisti, dai. Maximovic penso la più grande plusvalenza fatta da Cairo, tra parentesi. Sì. Cioè, venduto al Napoli, penso a 30 milioni, quando l'avevamo preso per due patate e tre ciliegie da No, ma in realtà era molto seguito quando era giovane, da tanti club. Ah, ora l'ho trovato comunque, l'abbiamo preso... All'inizio in prestito, ovviamente, Cairo non poteva aspettare. Preso in prestito, acquistato, cioè riscattato per 3 milioni e mezzo e poi venduto per 21 più bonus, 28 milioni al Napoli. Tra l'altro è stato bellissimo un commento che ho letto in questi giorni sulla nostra pagina, di un tifoso che ha scritto, ma insomma, quando Juric diceva che insomma bisogna gettare le basi, non voleva dire che bisognava vendere tutti i giocatori su cui erano state poste le basi. Insomma, è incredibile come quest'anno veramente si siano veramente di punto a capo, no? Cioè, dobbiamo veramente ricompattare tutta la squadra e ripartire da quasi zero. Cioè, Bremer ancora deve essere ceduto, quindi non voglio nemmeno pensare quanto impiegheremo per trovare il sostituto. Belotti chiaramente uscito, Mandragora svenduto, cioè perso, Ansaldi a fine contratto finito, insomma Pobega torna al Milan, veramente si contano sulle dita di una mano i giocatori in ritiro che faranno parte del Torino FC l'anno prossimo, cioè togliendo i vari Segre, Millico, Rauti, no, perché è andato alla Spal, ma insomma tutta questo filotto di persone, chi è che giocherà e sta lavorando al Philadelphia con Juric in questi giorni? Pochi, veramente pochi. Ora, oggi sono arrivati Lukic, Rodriguez, mi sembra, e qualcun altro, ieri Berisha, se non sbaglio, però ancora per me siamo in alto mare. Io voglio sperare che questa sia un po' una settimana clou, cioè il clou del mese di luglio del Torino, perché io non voglio arrivare in Austria, cioè non vorrei essere, ecco, in Cairo e Vagnati quando Juric arriva in Austria e sul pulmino si gira e vede ci sono, non lo so, un manipolo di 5-6, no dai, 5-6 no, una dozzina di giocatori impiegabili. Te la butto sul ridere, Filippo. Secondo me Juric, quando è andato lì ai piani alti, l'hanno preso troppo alla regola. Io mi immagino tipo nella mente societaria... ragazzi, bisogna gettare le basi.
E l'hanno interpretato così, secondo me. In quel senso, sì, sì. Secondo me è troppo letteralmente e si è andati troppo di fino con la fantasia. Allora, volevo riprendere un attimo il commento di prima, perché io sono rimbecillito dal caldo, e quindi c'era uno di questi nomi fra i commenti che ci ha messo Sandro, che effettivamente era tra i papabili, che mi veniva in mente. C'è il mio grande pupillo Barak, poi vediamo anche Zaccagni, poi Tamese, diciamo che è un po' pigliato nelle gerarchie, però effettivamente quanto caspita ci vorrebbe un Barak. Poi, cos'è che c'era un commento bellissimo di Diego, Baieie come Antonino Asta arriva dalla C per diventare bandiere capitano, si scherza. Ma allora guarda Diego, io questo screen me lo segno, cioè poi quando Baieie sarà capitano del Toro, che poi ti alzerà la Conference League di ignoranza nel cielo di Torino, così tu verrai qua in trasmissione e dirai sì, scusate, avevo sbagliato, mi sentivo molto simpatico quel giorno. Diamogli un po' il palcoscenico, poverino. Esatto, Diego, esatto. Baieie, fra l'altro, secondo me è ottimo ragazzo, cioè si impegna tanto in allenamento, almeno questo ho letto rispetto a quello che ha fatto al Catanzaro. Ma sì, qualcosa di buono l'ha fatto intravedere, anche nell'intervista. È ovvio che le interviste, voi mi direte, ok Doc, ma se uno ti dice quattro cavolate così registrate non significano nulla. Però già lì mi sembra, lì sulla linea gnonto, nel senso, sai, quel bravo ragazzo che comunque si impegna, che comunque vuole far vedere che il suo lo può dare. Poi è ovvio che il tempo darà le dovute risposte. Anche di faccia, se lo guardi, somiglia un po' a Gnonto, solo che non porta l'apparecchio ai denti, però sono praticamente quasi uguali. Sì, comunque mi sembra stato votato MVP della stagione da Catanzaro, sì, non esatto. Sbaglio. Comunque mi sembra un giocatore, la presentazione mi assomiglia molto a quella di Demba Sekou. Partito in Azzurro 11. Scusate, sono io che sto guardando su Transfermarkt le cose del Torino e arrivano le pubblicità, che poi ho trovato un paio di spunti interessanti, ne parliamo. Vai, Tommaso, scusa. Ah, perfetto. Comunque la presentazione mi sembrava molto simile a quella di Demba Sekou, quindi la presentazione è molto carica, dove si vede molta voglia di fare, quindi anche lui è un profilo interessante, appunto speriamo che il salto diretto dalla C alla Serie A non faccio così tanti danni come ha fatto a molti giocatori, e speriamo appunto che, come ripegniamo il discorso di prima, Juric faccia le sue solite magie. Tra l'altro, scusatemi se... cioè, non penso di sbagliarmi nel dire che in questo momento abbiamo quattro terzini tutti di piede destro. Cioè non c'è un mancino praticamente. Vabbè, voi Voda se lo voglio ammettere un po' ambidestro. Forse o la Aino, sia il destro che il sinistro. Mi ricordo anche di Cross di Ola col sinistro, che però finivano in tribuna, quindi magari a destra. Esatto. Quindi non sono mancino, ma non sono terzino. Vale come opzione. Sono i pure con la maglia granata. Entrambi, però. Infatti quando ho visto su Transfermarkt il piede preferito di... ancora questo nome non mi viene. Radonjić. Ho letto entrambi, ho detto vabbè dai, almeno ha entrambi i piedi, perché alcune volte abbiamo acquistato giocatori, lo so, Zoppi o no, scherzo, a parte... Comunque Vigli, per esempio, calciava con entrambi i piedi, no? Fili, io sono dell'idea che se torna a Pratt, ma tu mi vai in paranoia tra pronunce varie, no, così. Ma non so per quale motivo non mi entra in testa. Allora, non... è molto semplice, prova a pensare a Radovanovic, diventa Radonjić. Sì. Molto semplice. E fu così che Radonjić divenne Radovanovic per tutto l'inverno granata dalle parti di Filippo e compagnia bella. Olaina è orribile sia col destro che col mancino, ma di Olaina che dire, cioè, è uno di quei giocatori che secondo me è il classico bravo ma si applica poco, perché secondo me c'è veramente il problema di base con Olaina e il rendimento che non è mai stato così costante, perché il giocatore di per sé non mi è mai dispiaciuto più di tanto, perché ha avuto quel periodo con la Coppa d'Africa quando è ritornato a Torino dove praticamente non ha mai visto il campo, e poi ha avuto il fine campionato complice anche Singo, che era in fase un po' calante, dove comunque qualcosina di interessante è riuscito anche a tirarlo fuori. Sì. Rispondiamo anche a Jacopo, io sono devo salutarvi un po' in anticipo oggi, mi sembrava uno spunto interessante. Secondo voi chi sarà l'attaccante titolare nel Torino stagione 2022-2023? Allora secondo... ah no, vai, tranquillo, ho parlato io prima.
Ad oggi, secondo me, si alternerebbero Sanabria e Pellegri e non ci per sarebbe forza. Uno perché che prevaricherebbe. Esatto, a parte che non ne hai altri, però non vedo e uno che metteresti? Metterei titolare Sanabria, nonostante, cioè, Pellegri, non lo so, la mia preferenza personale, sono anche abbastanza affezionato a Sanabria, però parere mio personale. Fare il mio personale, però Pellegri, la stagione sua al Toro da quando è arrivato, qualcosa di buono, comunque l'ha fatto, mi ricordo un gol all'Olimpico, no? Contro la Lazio, sì, di testa, calcio d'angolo, ho impressa quell'immagine di Pellegri, poi anche il fatto che abbia premuto per restare in Granata, cioè non è che ne preferirei uno per tutto il campionato, li alternerei l'uno all'altro, gradirei che arrivasse qualcun altro, ecco, perché se metti caso Pellegri, un affaticamento muscolare che lo tiene fuori anche per dire 2 settimane e c'è magari un turno infrasettimanale, anzi turno infrasettimanale, ricordo che in questo campionato ce ne saranno spesso, soprattutto all'inizio per via dei mondiali che noi guarderemo dal divano in inverno, e quindi metti caso Pellegri si fa male, Sanabria ti deve fare, con l'età che c'ha, poverino, ti deve fare 4 partite in 2 settimane magari per 90 minuti in attacco, per questo è anche importante investire il prima possibile sul mercato. E un'altra cosa che avevo notato, che non c'entra però volevo farla presente, al Toro rientrano dai vari prestiti Segre dal Perugia, dalla Serie B, poi Kone che abbiamo visto contro il Napoli dal Crotone, Milico dal Cosenza, che Milico è stato uno di quelli che ha salvato il Cosenza ai playoff contro playout, scusate, contro il Vicenza all'ultima partita. Vero. E poi rientra anche Verdi dalla Salernitana. Non lo so, io ce l'ho sempre una puntuale di speranza riposta in Verdi. Sto avendo freddo con 40 gradi all'ombra. Concordo. Non diamo conclusioni affrettate, che con la Salernitana Verdi ha mostrato che in particolari situazioni riesce a dare qualcosa. Ha segnato 2 gol su punizione, cioè più di, no, 2 gol su punizione, quando con noi non c'era il verso di farne fare uno. Vabbè, stiamo divagando troppo. Allora, 2 gol nella stessa partita, poi nella stessa porta in 10 minuti. Sì. Ma che dire, secondo me in attacco non lo so, io sono molto dell'idea che questo Dovbik si proverà per seguire la strada, è ovvio che comunque la richiesta è alta, si parla di 10-12 milioni più o meno, però secondo me potrebbe essere un giocatore che farebbe anche al caso del Toro, perché se lo vediamo comunque è un giocatore tutto sommato alto di statura, un giocatore che comunque riesce a svariare sul fronte d'attacco. Cioè, a me personalmente non vi dico che gli stendo il tappeto rosso se viene a Torino, però non mi dispiacerebbe vederlo in maglia granata, come anche a me personalmente non mi dispiacerebbe vedere il tanto agognato Simeone. Poi ho visto qualcuno che diceva Petagna nei commenti. Allora, Petagna, ho tanto il timore che potrebbe essere una di quelle operazioni con le dovute proporzioni, si intende, a Mauri, che secondo me se non troviamo nessuno che arriva a Petagna nelle ultime finestre di mercato. Questa è un po' una mia paura personale, assolutamente. No, con tutto il bene che gli possiamo volere a Petagna, cioè, poi, vabbè, comunque... Bravo ragazzi e tutto, però non mi vedo il Torino con Petagna titolare, onestamente. No, non lo voglio vedere. Io, tra l'altro, volevo chiedere a Ale, ma hai il potere di concludere la trasmissione? Mi è venuto questo dubbio. In che senso ho il potere di concluderla? Cioè, il tasto lo puoi premere tu? Certo che posso. Ah, ok, no, credevo... Scusami, vabbè, era un'informazione. Sì. No, è come se mi avessi chiesto, scusa, tu conosci per caso il conto corrente? Ma no, di... e come l'ho programmata io, pensavo che ci fossero problemi, solo questo. No, su quello sì, dai. Abbiate fiducia in Pietro Pellegri, dico solo questo. Ah. Secondo me può sorprendere quest'anno, perché... Speriamo. Veramente, lo vedo abbastanza in fiducia, anche in forma, se fa un buon ritiro, attenzione. Speriamo che il fisico faccia il suo, ecco, che finora non ha aiutato di certo. Esatto. Ragazzi, io vi devo salutare.
Ciao, ciao Fili, Phil, stammi bene. Tutto nelle mie ci mani. Vediamo la prossima settimana. Perfetto, okay. Ciao, Fili. Ciao Phil, ciao. Rispondo a Matteucci su Dobbik. Io ho detto che a me piacerebbe vederlo al Toro, che non mi dispiacerebbe averlo in squadra. Non ho detto che sicuramente sarà un giocatore che verrà preso, anche perché il Dnipro ha bisogno di cash, come giustamente ci ricordi, vista anche la situazione in Albania e in Ucraina, scusate. In Albania c'è Kumbulla, che è un altro acquisto di mercato tra i vari papabili che si sentono in questi giorni. Appunto, parlando di Kumbulla, comunque si torna a parlare di un argomento toccante come quello della difesa, molto importante. È un giocatore che rientra in quelle che sono magari le vostre preferenze, oppure siete più orientati verso un giocatore come Solè? Io ho guardato magari anche qualche partita da Roma, perché ho un migliore amico che è romanista, no? Quindi magari mi capitava di andare a casa sua e vedere le partite. A me non piace Kumbulla, cioè senza fare sulla lingua a me Kumbulla non piace. Poi il fatto che avesse giocato bene con Juric all'Hellas è poi un altro discorso, potrebbe anche far bene se tornasse appunto con il suo mister. Però noi siamo in una posizione in cui dobbiamo sostituire l'MVP della Serie A per la difesa, che non è una cosa da tutti. Quindi è un giocatore che in quest'anno ha sorpassato i Skriniar, i Koulibaly, i Tomori e compagnia bella, quindi tutti grandissimi nomi. Non dico che dobbiamo prendere un giocatore che lo sostituisce a pieno, perché poi soprattutto il primo anno con il budget che abbiamo è praticamente impossibile. Però puntare su giocatori che possono essere come Solé, come Khaled Akar, come adesso non mi ricordo qual è l'altro, Faes, forse si parlava anche di questo interessamento per Faes, che sono tutti buoni giocatori, è giusto fare così. Ma puntare su Kumbulla non ne vedo il motivo. Io Kumbulla lo vedo, a parte il fatto che non l'ho mai visto, poi parlo da ignorante e non sarò mai un allenatore, non l'ho mai visto come centrale di una difesa 3, ma l'ho visto più come i due laterali della difesa. Però a parte questo, non mi dà quella sicurezza di dire abbiamo preso un difensore che può fare un minimo come Bremer. Poi appunto ripeto, torna con Juric, torna a giocare benissimo, meglio sicuramente, però al giorno d'oggi non mi dà questa sicurezza. Pit? Allora, io quando l'avevo visto a Verona a me piaceva, ha detto anche Tommaso, potrebbe tornare e ritrovare Juric. Ecco, se fosse un'esplicita richiesta di Juric perché è convinto che possa fare di nuovo bene, lo prenderei. Dovesse essere un'alternativa e ci fossero altri profili, allora a quel punto preferirei virare su altri e preferirei a quel punto lavorare un'ipotesi che non è ancora stata fatta, visto che si parla comunque di molti difensori, anche lavorare con Buongiorno come difensore centrale. Questa è una mia idea, un giocatore che ha in casa, cioè che è già al Torino, che è al Tor dalle giovanili, che ha debuttato in Serie A con questa maglia, è cresciuto con Juric, ha giocato molto di più con Juric rispetto alle varie stagioni disputate in precedenza, e potrebbe andare a ricoprire quel ruolo, visto che comunque insomma, i due terzi, cioè il terzetto di difesa lateralmente è già occupato, se vogliamo. Abbiamo, mi sembra, sì, Itz e Gigi da una parte, dall'altra parte Rodriguez e anche Zima, insomma. Abbiamo comunque profili che ci coprono da quel punto di vista. Centralmente io punterei tanto su Buongiorno. Sarà che poi io sarà un motivo perché non lavoro nel Torino FC, però è una cosa che penso profondamente. Io punterei tanto sul valorizzare giocatori che hai in rosa, giovani, piuttosto che andare a rischiartela con giocatori che non conosci e che devi scoprire da zero. Per questo io dico, i vari Eder, Amillico, Segre, li abbiamo girati in prestito a farsi le ossa, ma ormai questo discorso di farsi le ossa dura anche da tempo. Cioè, Eder aveva iniziato bene, adesso mi sa che ha 25 anni, 26 anni, non è più un giovanissimo, ma perché non dargli un'opportunità quando... Personalmente Eder mi ha convinto più di Verdi nella sua parentesi al Torino. Milico ha avuto poco spazio, qualche infortunio, sembrava con Mazzari potesse inserirsi alla fine niente. Io Buongiorno lo terrei, perché
penso che se dovesse arrivare un nuovo difensore giocherebbe meno. Poi è uno che ci tiene al Toro. Penso che sia dichiarato tifoso del Torino. Abbiamo parlato di Buongiorno. Sul riprendere Aramu, come ci dice Video Risparmio, non sono molto propenso, non tanto perché il giocatore non mi sia simpatico, non perché non abbia dimostrato comunque di sapersi muovere nel panorama della Serie A, ma il fatto che comunque sia un giocatore che per abilità, che per età anagrafica, non va un pochino a soddisfare quelli che sono i requisiti in questo momento, ovvero puntare su dei giovani affamati barra giocatori già abbastanza formati in grado di reggere l'urto per quello che riguarda la prossima stagione. Buongiorno centrale proprio non lo vedo, non ha né il fisico né la personalità per sostituire Bremer, ma allora questo in parte è vero, poi io sono molto dell'idea che questa sarà la stagione come dire, in cui noi vedremo effettivamente se giocatori come Buongiorno e come Zima, come qualcuno ha scritto anche nei commenti, in cui faranno vedere se sono effettivamente quei giocatori in grado di fare il salto di qualità. Io personalmente ripongo molta e ripeto molta fiducia in Zima, che ha fatto vedere degli scorci molto molto interessanti nella scorsa finestra di campionato, dove spesso a volte forse l'irruenza rappresentava un po' uno dei talloni d'Achille sui quali lavorare. Ricordiamoci comunque il difensore centrale, o comunque il difensore qualunque sia essa la sua posizione, rappresenta un ruolo relativamente delicato in cui è molto facile incorrere in ammonizioni pesanti che magari possono un pochino limitare quello che è il tuo rendimento in campo. Poi tra i commenti vediamo un po' Faes, molto simile a Bremer, un altro giocatore tra i nomi circolati per quanto riguarda la difesa granata, sembra che se ne parli molto bene, forse uno dei problemi principali per quello che riguarda l'arrivo di Faes al Torino, ma un po' come molti giocatori che non sono stati riscattati e molti altri che sono in trattativa, e il costo del giocatore che sembra... non sarebbe neanche da pagare in noccioline per quanto riguarda il mercato granata. Sì, comunque Faes, da quando è uscito il nome, sinceramente non lo conoscevo, sono andato a fare un paio di ricerche e mi sembra davvero un bel giocatore, se non sbaglio anche il vizietto del gol, non vorrei dire stupidaggini. È alto anche, è abbastanza alto e naturalmente il prezzo è quello che è, però naturalmente se fosse scarso dubito costerebbe poco, non costa tantissimo, se non sbaglio si aggira sui qui 12-15, non mi sembra questa cifra qua, quindi con una cessione di Bremer non vedo perché no, appunto è come dice Luigi, è molto simile come caratteristica, anche secondo me potrebbe fare a caso nostro. Sì, sulla difesa secondo me il reparto che finora è un po' uno dei più, cioè dei meno vulnerabili se vogliamo, comunque, perché se confrontiamo con il centrocampo dove sono partiti i vari giocatori e l'attacco è ormai rimaneggiato, perché per quanto Belotti sia stato assente, il fatto che comunque l'idea di averlo in squadra era già diversa rispetto a non averla adesso. E sulla difesa, l'ho detto anche prima, ci sono stati vari accostamenti, vari interessi da parte del Torino, ma che alla fine si sono risolti in nulla di fatto. Per questo io insisto sul dire valorizzare i giocatori che hai in rosa, perché è inutile passare tutta l'estate a inseguire un giocatore che magari poi non arriva, ti arriva all'ultima giornata, a ritiro finito. Il campionato quest'anno non inizia il 30 agosto ma inizia il 13 di agosto. E tra parentesi, la prima partita col Monza a Monza con questa squadra non so quanto potremmo farla bene, disputarla bene. E sul mercato per me la priorità adesso è acquistare nuovi giocatori mirati, non dare 10 nomi diversi e prendere quello che costa meno. Ma prima di tutto questo vendere Bremer, ecco, è vero che la cessione di Bremer dipende da quella di Skriniar per l'Inter e quella di De Ligt per la Juve, ah poi di questa cosa volevo anche parlarne un minimo, però dovremmo affrettare i tempi, ecco. Una cosa volevo chiedervi a voi due se voi accettereste dalla Juventus per dire 30 milioni più Gatti per Bremer.
come se ci avessero fatto proprio un torto a gennaio a togliercelo all'ultimo, all'ultimo momento. Tommaso dice di no. Ma allora, io in qualche modo sposo un pochino quella che è la tesi di Falso 9, seppur con una mia visione un po' più personale. Allora, 30 milioni più gatti, sono del partito Tommaso, ti dico assolutamente no. Mi arrivasse l'offerta Monster, ti dico 45, ti dico 45 perché si parla di quelli là, quindi vorrei il prezzo più alto, barra 50, e magari ti danno qualcuno indietro. Non ti dico sì, Bremer tenetevelo, ve lo regalo, quello che volete, ve lo vendiamo, assolutamente no. Però sono anche di quell'idea che ci sono determinati ragionamenti che bisogna scinderli dall'essere tifoso e dall'essere comunque il membro di una società. Io ci tengo comunque a fare questo esempio, giusto per non creare equivoci, querelle, controversie, eccetera, facendo un po' gli esempi di quello che sono stati Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic alla Fiorentina. È ovvio che il tifoso non vorrebbe mai il proprio giocatore preferito, il proprio giocatore migliore andare nella squadra rivale, però pensiamo da un punto di vista prettamente cinico quanti soldi si è tirata sulla Fiorentina con questi tre giocatori. Proviamo a pensarci. Poi è ovvio che l'ultima cosa che voglio, cioè se Bremer dovesse mai andare alla Juve, spero perché sia l'unica speranza, l'unico modo per ottenere una plusvalenza da questo giocatore, perché l'Inter ha venduto Skriniar ma si è comprato il giocatore Pinco Pallo, il Tottenham ha comprato Langlais e quindi è già coperto, il Milan avrà trovato il difensore per eccellenza sul quale puntare nella prossima stagione e non certo saperlo. Fatto sta che fosse veramente l'ultima spiaggia, potrei anche considerare la cosa, anche perché quanti giocatori hanno fatto Toro, quanti giocatori hanno fatto Juve e viceversa negli anni, tantissimi, cambia solamente il contesto nel quale sono arrivati. Se pensiamo anche a Moretti ha militato nella Juve anche se per poco tempo, Iago Falchi ha giocato con i bianconeri nella primavera, come anche Ciro Immobile o come anche lo stesso Rincon. Ovviamente Rincon non è proprio l'esempio calzante di fuori classe che arriva dalla Juve al Toro per fare man bassa, però comunque tanti casi ci sono. Io sono dell'idea che comunque l'interesse della Juve ci sia, ma al momento la pista Inter sia la più calda fra quelle battute. Sì, comunque concordo con quello che hai detto te, perché alla fine il nostro mercato sarà fatto dall'introito che avremo di Bremer, quindi prima arriva, prima possiamo fare un mercato anche decente. Naturalmente non vorrei mai vedere il difensore che è stato anche capitano andare alla squadra rivale, però facendo un ragionamento dico, se non ci sono altre offerte, il mercato non si muove, il campionato inizia prima e arriva l'offerta buona dalla Juve, penso anche alla squadra dell'anno prossimo e dico accettiamo, perché alla fine ci servono i soldi di Bremer per fare un mercato, e se non arrivano da altre squadre che come può essere l'Inter, giustamente bisognerebbe accettare. Mi dispiacerebbe, sì, però guardo che sul fatto che la stagione dell'anno prossimo sarà condizionata completamente da questa cessione. Ok, intanto, ragazzi, io vi devo salutare perché ho un impegno, scusate, ma... Sì, ma tanto siamo comunque nelle battute finali. Adesso vediamo un pochino gli ultimi commenti, anche perché l'ora di cena si sta avvicinando. Ok, allora altri 5 minuti posso restare. Però certo. Allora, si parla delle ultime battute finali. Ad esempio, qua vediamo Ali che sposa un pochino la tesi pro-bianconeri. Quindi vediamo che comunque questa probabilità, questa evenienza non è così ostacolata in modo totale dalla tifoseria in generale tutta. Come anche Antonio, che invece è un po' più estremista, ma come il salvatore della patria è Gobbi. Antonio, come ribadito, fosse veramente l'ultima spiaggia, si potrebbe vagliare questo tipo di scelta da un punto di vista del tifoso. Poi ovviamente noi non siamo procuratori, noi non siamo uomini di mercato, non siamo vicini a Vagnati, quindi determinate cose noi possiamo semplicemente esprimere una liberissima opinione. Poi, per quello che riguarda invece Zaza, Verdi ed Edera, sono degli esuberi, più i primi due che non il terzo, che sono esuberi per quanto riguarda l'ingaggio, scusate, e il fatto di essere comunque fuori dagli schemi, che si cercherà di piazzare il prima possibile.
Vediamo un po' Matteucci che scrive: ma figurati, servono i soldi di Bremer per sistemare i conti, ma guardate che potranno anche arrivare 20 giocatori nuovi, ma non ne compra nessuno. Ma allora, su questo io do il beneficio del dubbio quest'anno, perché servono innanzitutto per fare numero, quindi ti tolgo dal dubbio, caro Matteucci, quindi i giocatori arriveranno, come hai visto negli ultimi giorni, a meno che non costino meno di un prestito normale Baie e Radonjić. Questa pista sarà molto molto battuta quest'anno, perché soldi ce ne sono veramente pochi, ed è questa la strategia che il Torino puntualmente utilizzerà. Ma poi pensiamo semplicemente al calcio italiano tutto, dove i soldi scarseggiano anche nelle squadre più blasonate, quindi figuriamoci dalle parti granata. Detto questo, siamo arrivati effettivamente alle battute finali di questa diretta, quindi se avete qualche ultimo appunto da segnalare, questo è il momento giusto, se no tacete per sempre, o meglio fino all'inizio della prossima puntata. Nulla? Niente proprio encefalogramma piatto, diciamo, che poi abbiamo voglia di tutti andare a mangiare, di rindarci una bella rinfrescata. E quindi, che dire, qui dal Doc, da Tommaso, da Pietro e da Filippo, che si è congedato qualche minuto fa, è veramente tutto. Noi vi ringraziamo per essere intervenuti numerosi come sempre, averci porto i vostri spunti di riflessione. Noi ci rivediamo per il prossimo appuntamento, che sarà di giovedì, salvo imprevisti e impegni tutti quanti. Un saluto grandissimo e, come sempre, Forza Toro. Ciao, buona serata a tutti. Ciao a tutti e buona serata. Ciao ragazzi, alla prossima.